un anno e mezzo fa, credo, sì, o due anni fa, fui contattato attraverso un amico comune su un progetto, diciamo, molto interessante, c'era quello di portare la moda in Piazza Duomo. Premetto che quest'idea, che all'epoca sembrava un po' folle, diciamo, un po' forte, specialmente per una maison di moda, diciamo, prima linea, comunque una maison, era un po' una provocazione. Infatti Giovanni ebbe delle grandi difficoltà, perché prima di arrivare a me provò con svariate maison italiane molto importanti, ci fu una chiusura, diciamo, da questo punto di vista. L'idea mi intrigò molto, mi sembrava interessante. Invece noi siamo stati, abbiamo, diciamo, sempre cercato di trovare dei percorsi alternativi dal punto di vista della comunicazione e della realtà. Siamo stati i primi al mondo, per esempio, a fare una sfilata in streaming, prima in America, nel 2001. Siamo stati tra i primi al mondo a creare un sito web online, per cui questa apertura mi sembrava un discorso molto interessante. E infatti in pochissimo tempo, in credo un mese e mezzo, montammo questo bellissimo evento, devo dire, con l'entusiasmo, come dire, il coraggio che a volte l'incoscienza ti porta a realizzare. Questo evento ebbe un grande riscontro internazionale, la sfilata di Piazza Duomo veramente fu ripresa da tutto il mondo per la sua innovazione, cioè la prima volta che si riuscì a portare una sfilata in diretta di prima linea, cioè non un evento già fatto come piazza, quelle fatte a Roma, cioè che comunque cose già viste, ma proprio in diretta sia agli addetti ai lavori che anche, diciamo, al pubblico. Raccolse un numero, le vigili del fuoco parlano di 50.000 persone, in realtà proprio Piazza Duomo era. Per cui qui nasce l'incontro con Giovanni, qui nasce, come dire, anche un certo feeling dal punto di vista proprio personale. Giovanni, come dire, da lì in poi ha dimostrato, insomma, a me di credere molto nel legame, nel binomio che c'è a Milano fra moda e città. Diciamo, l'indotto della moda a Milano, in tutto, considerando tutti i suoi costi, procura circa il 40% del PIL, per cui parliamo di una cifra altissima in termini economici. Con lui poi abbiamo fatto altri progetti, siamo andati avanti, abbiamo fatto un paio di sfilate. E la cosa interessante è che lui comunque ha aperto, un altro aspetto secondo me molto interessante, è che lui ha aperto, per la prima volta secondo me Milano sta perdendo moltissimo terreno nei confronti delle piazze come Parigi e come New York, perché fare la sfilata alla fiera di Milano era obsoleto, c'era una location assolutamente che non dava più nessuna emozione, e la città, tutti i buyer americani non volevano più venire a Milano, la città stava scendendo molto da questo punto di vista. Devo dire, mio fratello Carlo, che stava spinto molto, anche, come dire, Giovanni, e lui ha raccolto con grandissima sensibilità invece proprio la provocazione di cambiare location. Da lì poi è nato veramente una spinta incredibile da parte di Giovanni, un impegno, perché Giovanni e il suo team, che lavorano chiaramente persone molto molto sensibili a questo, a far sì che questo diventasse una realtà vera, e ha cambiato letteralmente il corso del fashion. Infatti il New York Times, dopo la sfilata della scorsa volta dove c'è stata una rivoluzione, ha addirittura messo Milano nel percorso delle città più interessanti in questo momento. Per cui a volte basta poco, no? Basta aprire, basta essere generosi per ritornare in qualche maniera a dare un po' questo tipo di sensazione.